Gentili telespettatori, bentrovati. Eh, comune 4.0, come sapete è l'appuntamento di Cilento Channel con la politica e soprattutto con il bene comune, quello di voi cittadini, quindi chi amministra e chi si occupa appunto dei nostri interessi. E oggi abbiamo con noi eh, Luigi Maurano, consigliere l'opposizione del comune di Castellabate ben trovato grazie, ben, veramente vi ringrazio per lo spazio e per questa rubrica che fate che sicuramente giova a tutti i cittadini grazie, allora io ti ho invitato Luigi ci diamo subito del tuo assolutamente tour, perché eh, qualche giorno fa hai eh, pubblicato sulla tua pagina facebook un video, un video appello eh, diciamo molto eh, proiettato verso i giovani, verso la coesione, verso la bella politica da fare. Tra sei mesi si voterà nel comune eh, di Castellabate e quindi naturalmente ti stai preparando magari anche per una campagna elettorale con la tua squadra. E allora mi piacerebbe insomma, affrontare questo discorso, poi passare anche all'evoluzione no, della politica che in questi giorni pure si sta uh -huh. vedendo nel comune di Castellabate. Ma partiamo prima dal tuo video. Allora, eh, perché eh, hai sentito il bisogno ecco, di lanciare questo messaggio in questo eh, momento particolare, pure, diciamo così, eh, diciamo, eh, contrastato dal Covid-19, quindi dall'emergenza, un periodo strano, diciamo? L'intenzione e la voglia è quella di far partecipare le menti del nostro territorio. Cioè, tutte quelle persone, i giovani, ma anche i professionisti, le donne e gli uomini del nostro territorio che hanno eh, la voglia di mettersi in gioco e soprattutto di cambiare le cose, di cambiarlo in maniera vera. Quindi, io ho parlato di un cambiamento, ma di un cambiamento vero perché c'è bisogno di dare, a mio avviso, uno, un nuovo slancio al comune di Castellabate e per farlo, bisogna essere uniti sotto un unico obiettivo e bisogna essere uniti per il bene del territorio, del comune di Castellabate. E per farlo ci vogliono appunto le capacità e le qualità anche umane che i cittadini di Castellabate hanno. Molti cittadini eh, non si sono ancora avvicinati alla politica, però guardano dall'esterno e proprio a loro rivolgo il mio appello per dire uniamoci perché insieme, come ho detto nel video, saremo invingibili, perché ci sarà una squadra forte, coesa, determinata con un obiettivo ben preciso, cioè lo sviluppo sinergico del comune di Castellabate e quindi il mio appello è una sorta di incentivo a far sì che queste persone si mettano in gioco a far sì che finalmente una, un progetto possa nascere possa nascere non sotto elezioni come succede spesso il mese prima ma possa nascere mesi prima perché bisogna confrontarci bisogna stilare il programma bisogna insieme decidere quali sono le azioni migliori per sviluppare sinergicamente appunto il territorio che si abbate. Quando parlo di sinergia parlo di tutti i settori, quindi da quell'agricolo alla pesca al settore turistico, al settore sociale. Quindi tutti questi settori devono essere incentivati e devono essere sviluppati in maniera uniforme e insieme. Per farlo c'è bisogno di un'unione, di un'unione, come ho detto nel video, delle menti, delle idee e dei cuori, perché ci deve essere anche l'amore verso il proprio territorio. E eh, l'amore verso il proprio territorio significa l'amore per le nuove generazioni, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Quindi bisogna farlo, e io l'appello che ho fatto e che farò ancora è quello di unirci sotto questa bandiera, vale a dire lo sviluppo del comune di Castellabate in maniera sinergica con persone capaci, seri, competenti e oneste, perché queste devono essere le basi per far ripartire il nostro territorio. Quindi questo era l'appello e il significato di quell'appello che, devo dire, ha riscontrato molte adesioni e soprattutto la cosa, e la convido a te eh, per la prima volta in pubblico, la cosa che più mi ha eh, entusiasmato è il fatto che molti messaggi che mi sono arrivati non parlavano di chi fa che cosa, come succede di solito in politica, ma eh, chi, è il, eh, chi fa quella carica e chi un'altra, no, parlavano di programmi, parlavano io ho questa idea. Mi è stato scritto da ragazzi, da persone, da professionisti, io ho questa idea, io ho quest'altra idea. Allora, vedi, si è creato, eh, senza eh, neanche ancora vederci materialmente, personalmente, ma già si è creato un, un contesto dove poter parlare di idee, metterle insieme e poi andare avanti spediti come, come un treno, senza fermarsi. Ecco, ecco infatti eh, la tua diciamo così, comunicazione eh, ha colpito da subito perché... Sei partito sei mesi prima insomma, no? rispetto magari a, a, agli altri candidati che eh, attualmente diciamo così, eh, hanno un po' di problemi nella maggioranza. Eh, Tant'è vero che eh, il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha, ha da qualche giorno azzerato le deleghe ai, ai suoi insomma, eh, colleghi amministratori per poi. Ehm, diciamo eh, riconsegnarle eh, non a tutti eh, tranne a uno insomma Domenico Di Luccia che alla fine è eh, rimasto fuori eh, poi i motivi insomma magari ce li spiegheranno direttamente loro sia il sindaco che eh, Domenico Di Luccia qui vi eh, invitiamo già da adesso in <ride> trasmissione però eh, ecco va, vengo alla domanda eh, questa eh, diciamo così mh, eh, divisione in maggioranza, che cosa mh, comporterà anche eh, dal punto di vista dell'opposizione? Insomma, vi sentite più forti oppure non lo so? Ma, non solo eh. per questo, ci sentiamo più, più forti, ma non eh, per la divisione della maggioranza. Sì, ci sentiamo più forti perché abbiamo fatto un percorso in questi quattro anni e mezzo, l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo fatto in maniera determinata. E quindi eh, si parte da quello cercando di trovare una sintesi giustamente all'interno della squadra e ci sentiamo forti per quello. Poi la spaccatura della maggioranza era un po' obiettivamente nell'aria, anzi è stata anche tardiva perché c'erano tanti argomenti che ehm, diciamo, avrebbero eh, potuto portare a questa scissione. Penso al, al tema dell'acqua, del passaggio dell'affidamento del servizio idrico integrato il Comune di Castellabate alla CONSAC, quindi ci sono stati, penso all'aumento dell'Atari, penso a tante altre situazioni per cui la maggioranza poteva dividersi, perché in quel momento c'era da fare una scelta se stare dalla parte dei cittadini o se mantenere la poltrona, invece in quei frangenti la maggioranza è rimasta unita, forse per la poltrona, devo pensare a questo punto, e poi a sei mesi dall'elezione è successa questa, questa scissione, che poi è anche un po', diciamo... Eh, tra virgolette sui generi se no perché l'assessore eh, dice di essersi dimesso il vice sindaco dice di aver azzerato prima ancora delle dimissioni dell'assessore quindi non si capisce bene chi è l'incudine e chi è il martello e quindi diciamo eh, lascio a loro queste beghe perché io nel mio video ho detto appunto che bisogna unirsi senza intrighi o senza andare appresso a queste che sono le dinamiche della politica che possono allontanare il cittadino il cittadino deve sapere che qui ci sono i temi Qui ci sono i contenuti, qui ci sono le idee e non ci sono giochi di palazzo, come ho detto io, e, e giochi politici. Quindi, quel modo di fare politica eh, lo lasciamo diciamo, al, a quello che sta succedendo in maggioranza, ma che era già preventivabile. Ecco. Sembra un po' prematuro, però secondo me <ride> è, è simpatico anche fare un po' di previsioni, di calcoli, e perché no? Anche di programmi, soprattutto i programmi. Eh, quindi la domanda sorge spontanea, eh, Luigi, eh, in minoranza avete già scelto il candidato? Eh, ma, eh, questo diciamo, va con il discorso che facevo prima, cioè facciamo i programmi, troviamo eh, la sintesi nel, nel nostro gruppo, nella squadra in generale, perché io penso di eh, poter... poter eh, eh, volere un, un allargamento della squadra con tante persone nuove eh, della società civile che hanno dimostrato in questi anni di avere amore per il territorio e competenza nei propri settori. Quindi io dico uniamoci, poi la scelta sarà automatica, sarà anche quasi marginale perché io dico sempre se il sindaco nasce dalla squadra, allora sia la squadra che il sindaco saranno più forti, ma se il sindaco fa la squadra nel senso dice io sono il candidato e poi se scegli i candidati diventa una squadra debole con un sindaco che poi si troverà solo tra virgolette ad amministrare. È questo che dobbiamo evitare perché si amministra tutti insieme e quindi per amministrare tutti insieme c'è bisogno della squadra e sarà la squadra a mio avviso e questo anche l'ho detto nel video a scegliere i ruoli di ognuno. Però l'importante è che ci sia la squadra e ci sia un progetto condiviso, un programma chiaro. Una volta che ci sono queste, queste caratteristiche, una volta che ci sono queste basi, allora la scelta sarà così automatica e fin anche marginale, perché eh, c'è un progetto condiviso e quindi chi guida questo progetto deve comunque far capo alla squadra. E quindi questa è la mia intenzione, creare la squadra per il futuro, per i prossimi 20-30 anni del Comune di Castellabate, cioè per fare le azioni, non che la squadra debba durare, eh, si, ci si augura, ma non bisogna mai fare previsioni a lungo raggio, però le azioni che deve fare l'amministrazione nei prossimi cinque anni devono poter dare uno sviluppo per i prossimi trend, bisogna guardare alle prossime generazioni e non alle successive eh, elezioni o competizioni elettorali. Questo è il, è il mio, mio intento e perciò io dico facciamo la squadra, parlare di nomi, di ruoli ora sarebbe prematuro e anche scorretto non, eh, prima di farlo diciamo, all'interno della squadra. sarebbe... Un qualcosa che andrebbe contro quella che è la mia idea, e quindi continuiamo impostati sulla squadra. La squadra poi farà la scelta migliore, il collettivo vince sul singolo sempre. Almeno così la penso io. Bene, eh, prima di passare eh, insomma al prossimo argomento, perdonami, mi prolungo ancora sulle elezioni, però torno un attimo mm -hmm. indietro. Eh, parliamo delle elezioni regionali. Ecco, come analizzi eh, l'andamento che c'è stato, soprattutto nel comune di Castellabate, il tuo? Eh, ex sindaco, perché anche il tuo sindaco insomma, è stato Costabile Spinelli. Eh, se, si era candidato insomma, nel centrodestra, eh, quindi, secondo te la sua prestazione come è andata? E nello stesso tempo un tuo collega dell'opposizione Marco Rizzo, eh, nel, allo stesso tempo, si è candidato. Col centro-sinistra e quindi analizziamo diciamo così, i due andamenti da parte di Luigi Maurano per capire ecco, la sua opinione. in merito. Ah, la mia opinione è un'opinione generale che non vuole entrare né nel risultato di Marco né nel risultato dell'ex sindaco Spinelli perché eh, sarebbe anche, visto che ho, ho fatto un'opposizione per quattro anni e mezzo, potrebbe sembrare anche non oggettiva. La mia visione in generale è quella che si contrapponevano. Eh, due realtà, cioè una realtà di maggioranza e una realtà di minoranza. E nonostante la maggioranza ha numeri maggiori, ha possibilità maggiori di intervento e di aiutare i cittadini, ma anche possibilità di eh, gestire la macchina amministrativa e tutto ciò che ne consegue, nonostante questo c'è stato sostanzialmente un pareggio. Ci sono stati dei, mi sembra, 200 passavoti di scarto eh, tra i due. Quindi diciamo un pareggio significa che eh, la maggioranza ha perso, a mio avviso, ha perso il, molta credibilità e molta, eh, molto elettorato, mentre la minoranza, anche per quel percorso che abbiamo fatto in questi quattro anni, eh, è riuscita a contrastare una, una maggioranza, è riuscita finalmente a eh, togliere quel distacco che arrivava dal 2016. Molti, io sentivo molti cittadini dire sì, ma c'è quel distacco del 2016, oggi questo ragionamento non vale più. Perché non c'è più distacco tra maggioranza e minoranza, quindi eh, si parte diciamo, eh, alla pari e quindi numericamente sto parlando. Certo. È la... Poi nel territorio del Comune di Cassabate eh, il, De Luca, il presidente De Luca, ha vinto, nonostante un'amministrazione di centrodestra. Quindi, nonostante questo, eh, nonostante quindi una presenza massiccia, e anche una campagna elettorale abbastanza, eh, diciamo, non dico invasiva, ma comunque eh, molto pressante, giustamente da parte di chi era candidato. Nonostante questo De Luca, quindi espressione di una determinata area politica, in contrasto diciamo con la maggioranza consigliare, ha vinto. E quindi questo è il dato, secondo me, ancora più indicativo, perché significa che eh, c'è stato un chiaro messaggio da parte degli elettori, molti elettori. Eh, mille elettori non sono andati a votare, altri hanno fatto altre scelte, però il dato eh, importante, il dato che secondo me deve essere messo in risalto è che sostanzialmente, nonostante una compagine amministrativa, quella di maggioranza, con una macchina amministrativa eh, molto efficiente dal punto di vista del, eh, delle campagne elettorali o comunque eh, dal punto di vista del dell'affidamento, del, della, cioè, nonostante del governo, questo, del, del governo del territorio, che è poi è un governo normale del territorio, certo. nonostante questo eh, si è arrivato ad un pareggio e quindi questo per, per la minoranza è un buon risultato, perché eh, combattere contro una maggioranza. Eh, con numeri minori, con risorse minori e eh, anche con visibilità minore, e eh, ottenere lo stesso risultato significa che eh, c'è una voglia di cambiamento da parte dei cittadini che non è più, non è più rimandabile. E l'hanno dimostrato, hanno, hanno scelto e hanno deciso in questa maniera. E quindi il popolo è sempre sovrano, e in questo caso l'indirizzo dato dai cittadini è preciso. Forse l'unica nota stonata, diciamoci la verità in queste regionali 2020 nel comune di Castellabate è il dato di una scelta, diciamo così, almeno per il 50% di personaggi, quindi di personaggi politici esterni, no? Eh, sì, è successo anche questo. Forse questo eh, lascia un po' l'amaro in bocca. No? È successo anche questo, che molte persone eh, hanno optato per altri candidati, sì. vuoi per amicizia personale verso questi candidati, vuoi perché eh, credevano più in questi altri candidati, però questo è un dato sicuramente che è da rilevare perché c'è stato, quindi non possiamo dire che non c'è stato. Quindi c'è stata anche questa volontà da parte dei cittadini, cioè di, di preferire altri candidati, nonostante avessimo noi due candidati sul territorio. Il 50% non è tanto, secondo te? Eh sì, eh Sicuramente è un dato rilevante, appunto. Sì. Eh, bisogna prenderne atto di questo dato, bisogna Però analizzarlo. I problemi sono le regionali. Forse. Sicuramente, sicuramente. Sono comunque noi, eh, ogni elezione è una storia a sé. Quindi eh, queste sono state elezioni regionali, noi siamo già proiettati verso le elezioni comunali che saranno una storia a parte. Assolutamente, eh. saranno sicuramente una bella storia perché sono tanti eh, i candidati soprattutto che aspirano alla poltrona, cioè almeno uh, suppongo sia così. Poi non sono tanto uh, esperto di politica, anzi sono un appassionato, devo dire, la verità lo confido non solo a Luigi ma anche ai miei telespettatori. Ah, la politica è una passione. E deve appassionare tutti perché la politica incide sulla nostra quotidianità. Esatto. Se noi ci disinteressiamo della politica, la politica... La parte peggiore della politica si interessa a noi, con effetti negativi sulla nostra vita, quindi bisogna interessarsi, esatto. appassionarsi e perché no partecipare, ognuno con i propri ruoli, ognuno con le proprie convinzioni, però qualsiasi, qualsiasi sia l'idea bisogna partecipare. E questo è il bello della democrazia, che tutti possono partecipare, tutti devono dire il proprio pensiero e tutti possono farlo in libertà. Ma infatti se la politica viene esercitata in modo onesto e... Eh, intelligente insomma i territori davvero possono aspirare a quella produttività di cui diciamoci la verità il cilento ne ha, ha tanto bisogno, bisogno. Ha bisogno allora cambiamo pagina rimaniamo però sempre, sempre sul cilento sempre, questa sul volta cilento. è un, un argomento vasto per l'area allora, cilentana parlaci di questa problematica prego. Eh, il problema dei cinghiali è un problema che attanaglia il cilento in special modo un po' in tutta Italia, perché inutile nasconderci, sentiamo anche presenze di questi animali nel resto d'Italia, no? Ne abbiamo eh, a Roma, pure, pure eh, sui social, anche sui dei cigliari eh. nella città, Il prov... ovunque. Esattamente, quindi è un problema generale che sicuramente deve essere risolto anche a livello ministeriale, però non possiamo tollerarlo più sul nostro territorio, cioè le amministrazioni dei territori devono far sentire la propria voce, ma la devono far sentire in maniera... Eh, efficiente, in maniera seria, cioè in maniera decisa, non, non va bene solo il piccolo comunicato, la letterina. La propaganda. No. Pro C'è diciamo. bisogno di intervenire. Insieme tutte le amministrazioni dovrebbero unirsi, tutti i territori dovrebbero unirsi per questo. Poi si aspettano il parco. E, e il parco però va sollecitato perché il parco dice: sì, io ho messo i 200 le controllori, sì. però i 200 le controllori viaggiano, tra virgolette, in solitaria, vale a dire. Non c'è un'organizzazione dei selecontrollori per esempio a squadre per territorio con un responsabile per ogni territorio o almeno così mi viene detto dagli stessi selecontrollori, cioè è un po' un selecontrollore libero nel senso… Un cane sciolto. Un cane sciolto che non c'è una strategia ben delineata e non c'è neanche quella filiera delle carni che spesso abbiamo sentito perché ad eh, oggi infatti. ancora non c'è, le gabbie di cattura ad oggi ancora non ci sono, quindi c'è una mancata organizzazione puoi mettere neanche 400 se le controlli ma se non le organizzi e soprattutto non dai un indirizzo preciso poi succede che ognuno va per conto suo e il problema invece di diminuire aumenta è un eh, eh, scusami tanto ma attualmente come si stanno muovendo? Cioè nel momento in cui il cinghiale viene eh, ucciso dal selecontrollore poi... eh, bisogna chiamare sele il selecontrollore il selecontrollore chiama l'ASL che accerta logicamente la genuinità diciamo, delle carni o comunque del, dell'animale che sta in buono stato di salute e poi viene trasportato, dovrebbe essere trasportato perché questo è il passaggio che non mi è stato ancora raccontato dagli stessi selecontrollori, eh. dovrebbe essere trasportato nei macelli convenzionati che poi dovrebbero produrre, però questa cosa seppur succede per uno o due cinghiali non è a livello strategico e continuativo, ma è una tantum, diciamo, non è strutturata in una rete. Non è strutturata, in una rete, ma soprattutto non ha risolto il problema, perché i cinghiali sono più di prima. E quindi che facciamo? Qui abbiamo un territorio che sta morendo Un'agricoltura che sta morendo è un pericolo per la viabilità e anche per il dissesto idrogeologico, sì. perché se i cinghiali rovinano un terreno, è perché li rovinano o comunque invadono quel terreno e casomai l'agricoltore dopo aver pagato eh, recinzione, dopo aver fatto acquisti per evitare che i cinghiali entrassero nel proprio terreno, vede comunque distruggersi il raccolto casomai l'anno successivo non produrrà. E questo che comporta? Comporta un abbandono dell'agricoltura. L'abbandono dell'agricoltura che comporta? Sicuramente un abbandono del territorio, un dissesto idrogeologico certo. perché non c'è più la cura e allora per prevenire tutto questo, noi dobbiamo arrivare alla radice del problema, che è la presenza massiccia. Perché noi qua non vogliamo parlare di un'eliminazione eh, totale, come qualcuno potrebbe diciamo, risentirsi di questo, ma è soltanto una limitazione perché non è più possibile avere questa presenza. Significa che la nostra agricoltura non esisterà più, i nostri prodotti di qualità, i nostri prodotti DOP. Non saranno più DOP, non ci saranno. Allora l'agricoltura. Come risolvere il problema? Lui? Il problema va risolto con l'organizzazione di, di questa filiera, diciamo del, dei, dei controllori e soprattutto, soprattutto la della... gente si deve intervenire anche sul ministero. Inutile nascondersi, però lo devono fare le amministrazioni, lo deve fare il territorio. Io ricordo che eh, raccolsi le firme per questo problema, casa a casa. Ho dato voce a chi voce non aveva, perché casomai non veniva ascoltato, sì. perché le lamentele erano tante. E le mandammo alla regione, lo mandammo al parco, lo mandammo allo stesso comune. Allora io qual è la proposta che ho fatto anche nell'ultimo consiglio comunale? Ho detto, guardate, cerchiamo di organizzare, di farci sentire come territorio, ma di farci sentire veramente, casomai mettendo in rete anche gli altri territori, facendo un'azione univoca e sinergica. Ma soprattutto a livello locale, istituiamo un fondo per l'agricoltura. Era indicativamente 50.000 euro, non risolvevi il problema, però davi una mano a quell'agricoltore che vedeva perdere il proprio raccolto e i propri investimenti. Non glielo risarcivi tutto, ma gli risarcivi in parte quello che aveva perso. Allora, questo lavoro qui: Fondo dell'agricoltura a livello comunale, più organizzazione migliore dei sele dopo logicamente una riorganizzazione anche a livello ministeriale delle leggi che eh, sono da ombrello a questa situazione, facendo questa situazione, non dico l'anno dopo, perché sarebbe, eh, sarebbe non corretto dire così, ma dopo 3-4 anni la presenza di questi animali sarebbe minore e l'agricoltura inizierebbe un'altra volta a svilupparsi con la serenità che deve avere e quindi con tutti i prodotti che ne conseguono il prodotto DOP. Noi siamo terra di prodotti DOP, ma se l'agricoltura viene ostacolata... E come possiamo poi promuovere questi prodotti? Come possiamo pensare che questi prodotti siano eccellenza nel mondo? Perché già lo sono, però, per difendere questa eccellenza c'è bisogno di risolvere i problemi e casomai renderlo ancora più eccellenti, perché c'è tutta la possibilità e ci sono tutti i presupposti per farlo. Benissimo. Io ti ringrazio per essere stato qui. Ma ringrazio stato... te per, per l'ospitalità e per la chiacchierata sempre è sempre piacevole, devo dire la verità. Bene, grazie allora a Luigi Maurano, consigliere di opposizione del comune di Castellabate. La puntata di 4.0 finisce qui, noi ci rivedremo per una prossima occasione. Arrivederci.